Buongiorno ragazzi, bentornati a quello che è il nostro pseudo ufficio. Questo è un tavolone di casa e io ho deciso di prenderlo e di creare un mini ufficio per me e Sammy. È da un po' che non vlogghiamo, mi dispiace molto, siamo stati molto presi con il lancio di Kaizen, il lavoro e in generale questo è un momento che volevo prendere più per studiare, per introspezione, non fare troppo YouTube, io spero che riuscite a capirlo. Settimana scorsa siamo andati a Zurigo, metto qualche clip qua, siamo andati praticamente ad aiutare il ristorante di un nostro amico che fa dumplings, è una cosa diversa, è stato bello, no? Molto bello, una bella esperienza, sì, sicuramente. Sì. Ci sta ogni tanto a fare qualcosa di diverso, e quest'estate, niente, sarà un pochino così, non è veramente partita l'estate per noi, non so. Se siete già andati al mare, non è il 15 luglio, sì. Non è mai successo, tipo negli ultimi 4-5 anni ancora non siamo andati al mare. Sì, un record. Vabbè. Intanto, lavoriamo. E poi oggi dobbiamo anche mandare alcuni pacchetti di Kaizen, quindi ci vediamo dopo per inviare i pacchetti. Let's go. Andiamo a spedire, vediamo. Kaizen. È una mossa che non vorrei farvi vedere, ma ormai l'avete vista. Pronto a tutte le occhiate che ti fanno. Sì, me ne stanno dando un po', sì. È abbastanza divertente, ragazzi. Guarda noi qua sopra, questa telecamera ci guardano sempre. Sì. Non fa finta di niente. Sì. È 1-1. Dopo certa fase sta aperto. 4, Gigi. Ragazzi, oggi ho la giornata qui, c'è tutto il programma qui sull'Excel, sto praticamente facendo 3 giornate, dato che è vacanza lo faccio sia io, lo faccio fare anche a tutti i miei clienti, non ha così tanto senso fare un programma settimanale, magari in estate, che ne so, magari esce un'uscita di qua, una vacanzina di qua, un weekend per le ferie, quindi magari se abbiamo un programma per la settimana non riusciamo ad essere così costanti. Quindi quello che faccio io è semplicemente, ho 3 sedute, ABC e ruoto, ABC, quando riesco mi alleno sempre, se non riesco mi devo prendere una pausa, devo andare da qualche parte, non mi alleno, ma è molto più facile, diciamo, perché ogni sessione è quella, diciamo, fai ABC e si alterna in questo modo. Oggi iniziamo con un pochino di gambe, sto facendo gambe quasi ogni giorno, facciamo good morning, e ciò, vediamo un attimo, ho 4 serie di good mornings e poi passo a fare una panca piana, e anche qui c'ho tipo 4 serie. Che sono good mornings? Good mornings sono praticamente una variazione del deadlift. Te lo metti qua, ti faccio vedere. È praticamente questo. E quindi fai lo stesso movimento del Romanian deadlift, è un hip hinge, no? Mm-hmm. Però dato che non abbiamo abbastanza peso qua per fare un deadlift, facciamo questo. Fisica, tanto per ragazzi, mentre Sammy si allena io mi faccio il mio post workout, lo sapete già, 20-30 grammi di carbo, 20-30 grammi di proteine entro 1 o 2 ore dall'allenamento è molto consigliato, mi sto sparando una pesca che è un ottimo frutto di stagione, ve lo straconsiglio, e poi la mia solita protein bar, questa è quella del cookie dough di Foodspring, che è veramente una bomba, ve la stra consiglio. Prima volta da un mese, credo. Ragazzi, Sam mi ha detto che dobbiamo fare una parlata. Ah sì. Quindi facciamo una parlata mentre mi
sto bevendo questa birra. Zero calorie. Zero calorie, no, non è zero, è tipo 70 calorie non alcolica, quindi giusto. è 0% alcol, che sembra una cosa un pochino ridicola, però ci sta. Quando l'ho provata a Dubai me ne sta bevendo. E cosa volevamo fare? Cosa devo dire esattamente? Poi io volevo fare una parlata un po' di come ci sentiamo adesso, questo periodo che siamo a metà luglio, un po' quello che stiamo facendo, come ci sentiamo e tutto, un po' una riflessione su questo, ecco, che magari tanti non sanno cosa abbiamo fatto e cosa stiamo facendo. Sì, è un po' veramente, cioè, ci ho pensato che volevo fare questo discorso e parlarvi direttamente, ragazzi, perché alla fine volevamo fare degli annunci per dire che non avremmo messo così tanto contenuto sul canale durante luglio e agosto, durante l'estate. Poi abbiamo avuto una serie di cose e con delle scadenze abbastanza tutte vicine una con l'altra. Abbiamo avuto Kaizen e poi siamo andati a Zurigo appunto per lavorare per il nostro amico. Adesso stiamo tornando, noi comunque continuiamo a lavorare, quindi sto in quella fase un attimo che sto provando a combaciare tutto. Poi qua a Barcellona non so com'è da voi, ma qua a Barcellona i casi stanno aumentando di coronavirus e anche se non è più non fa più notizia, non fa più scalpore, è comunque un po' strano, diciamo, tutto l'ambiente, cioè non si capisce bene se puoi uscire o se non puoi o se non dovresti, non è chiarissimo. E per me a quello si aggiunge anche il fatto che comunque anche con la mia ragazza non la vedo da tipo 4 mesi, Michele, e cioè che è tantissimo se uno ci pensa. E quindi in quest'ultimo periodo semplicemente tutte queste cose un pochino nuove. Non lo so, ci sono delle difficoltà che io non ho mai avuto prima, e di conseguenza la mia risposta è stata ok, prendo il tempo per me stesso per pensare a quello che sto facendo, non mi sento in grado di caricare così tanto gli altri, potenzialmente anche perché alla fine quando stavamo al lockdown a Dubai noi stavamo comunque mettendo contenuti per anche, oltre che ovviamente ci faceva piacere, ma anche per portare qualche contenuto per voi che stavate a casa, abbiamo fatto le live su Instagram, queste cose qua. Quindi abbiamo dato molto e adesso è quel momento in cui sto più studiando, sto ascoltando dei podcast. Secondo me è fondamentale che ognuno di noi tipo lavoriamo su noi stessi e che ci stanno questi magari momenti in cui è meno di estroversione, espansione, più di introversione, studio e queste cose qua. Secondo me si deve sempre studiare per provare a migliorarsi. E quindi niente, abbiamo messo meno video, io spero che lo capiate, ma assolutamente non lasciamo YouTube. Ci Assolutamente, mancherebbe. cioè, a settembre non vediamo l'ora di tornare. Metto settembre perché a settembre è una data, diciamo, che ci permette sia a me che Sammy ad agosto di prenderci una pausa. E a settembre vogliamo partire con un sacco di contenuti ben filmati di alta qualità. E veramente io non vedo l'ora e sono sicuro che anche a voi farà un sacco di piacere vedere. Non so, penso che miglioreremo i video per un po'. Credo sì, quello è anche, cioè comunque ci stanno tanti vari progetti che iniziano a settembre e vi portiamo insieme a noi e credo anche quello sarà molto figo per il canale Certo, e tutto. verissimo, verissimo. E magari adesso anche voi state in vacanza, magari andate al mare, tutto in generale, la scena un po' sui social, un pochino in stand-by, tipo io da settembre non vedo l'ora che riparti un pochino di più progetti, economie, queste cose qua, e spero, non lo so. Alla fine è sempre la mia paura che tipo faccio una pausa e poi fra tipo 2 mesi mi metto un video e non c'è nessuno che lo No, ma ti pare. Lasciamo. Ci stanno questi momenti. Se c'è alla fine se c'è una cosa che vi posso dire per imparare è semplicemente ognuno di noi ha momenti ups and down, ci sono dei momenti dove magari volete stare più da soli, non obbligate a stare con gli altri, cioè quando voi vi sentite in un certo modo date retta a come vi sentite, ascoltatevi e tipo provate a capire da dove escono. Anche Sammy, ad esempio, che legge, sta leggendo libri, io non ho mai visto Sammy leggere, mai. Sì, è vero. Però è proprio quello, perché magari in questa situazione è quello che gli viene da fare, di conseguenza lo fa senza pensarci. Quindi posso solo consigliarvi questo e non so se metteremo un altro video, nel frattempo seguitemi su Instagram che vi posso molto spesso, quasi ogni giorno. E niente, io vi ringrazio di cuore, ti ringrazio di cuore se stai ancora guardando, veramente, ti apprezzo tantissimo. A settembre-ottobre faremo il secondo lancio di Kaizen, che sarà Oh una yes. performance shirt, che sarà una bomba, ma vi daremo più dettagli in futuro. E niente, questo è tutto da parte mia, ci vediamo al prossimo video. Ciao.